Bologna senza Giordano, Cabrini e Bonetti, la Lazio senza Amarildo e Pin, 5 assenze importanti, eppure allo stadio Flaminio si è visto un ottimo calcio, con il risultato che ha punito troppo severamente gli emiliani, autoritari però solo nel primo tempo, ma che ha premiato i meriti di una Lazio aggressiva, veloce e ben disposta da Materazzi. Maifredi esalta la sua zona con i quattro difensori sempre in linea, ma apre varchi troppo grandi per i velocissimi contropiede della Lazio, dove Icardi e Sclosa dominano il centrocampo e il giovane Sergio si conferma come uno dei più interessanti prodotti di questo campionato. Dopo le due balle gol sciupate dal Bologna, ce ne sono due similari della Lazio. Nella prima di Canio, forse in fuorigioco, entra in area lanciato da Sclosa, solissimo davanti a Cusin, e cerca di fare il baggio, ma non gli riesce. Nella seconda è il folletto Ruben Sosa a commettere la stessa ingenuità. Riesce il dribbling sul portiere, ma la difesa rossoblu recupera. Nel secondo tempo cala il Bologna, cresce la Lazio. Al nono il gol. Sergio, sempre lui, parte in profondità sulla fascia sinistra, quindi calibra il cross a rientrare. De Marchi respinge come può, ma Di Canio, ben appostato, indovina il destro volante. Ancora Sosa, tre minuti dopo, arriva tu per tu con Cusin, migliore dei suoi assieme a Stringara, ma si fa parare il rasoterra. Al 14° viene espulso Iliev da Paireto per un doppio fallo, prima su Di Canio, poi su Sosa. Dopo la mezz'ora arrivano i due rigori. Chiediamo a Maifredi se c'erano o no. Ma il fatto stesso che mi facciate questa domanda vuol dire che c'è qualcosa di dubbio, a me basta questo. Vediamoli comunque, il primo si sviluppa dopo l'ennesimo faccia a faccia tra Sosa e Cusin, il portiere para ma l'uruguaiano recupera, Villa nel contrasto, tocca con la mano, Sosa tira secco alla sinistra del portiere. Il secondo viene da una bella fuga di Bertoni sulla destra fino a fondo campo, cross indietro e mano di Luppi. Sosa fa il replay del tiro precedente.